Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Ci inoltriamo nella Quaresima, dopo le prime 2 domeniche, ora ci accompagna una pagina del Vangelo di Giovanni. È la cosiddetta purificazione del Tempio, o cacciata dei mercanti dal Tempio, o anche, forse meglio, Gesù che prende possesso del Tempio. Con questo gesto profetico, col fatto che Gesù butta fuori tutti quelli che nel Tempio non tanto commerciavano in senso negativo, ma erano in funzione del culto del Tempio, perché vendevano gli animali che poi sarebbero stati sacrificati, cambiavano le monete perché il Tempio accettava solo un tipo di moneta per le offerte, ecco, quindi erano, diciamo, funzionali alla struttura cultuale del Tempio. Ecco, facendo questo gesto Gesù rivela che cosa? Rivela quello che il Vangelo dirà e che gli apostoli comprenderanno dopo la Pasqua. Rivela che è lui il vero Tempio, cioè il luogo dove si incontra Dio. Ora non è più importante un posto fisico, non è più il sacrario, diciamo, della presenza di Dio, non è più un luogo geografico, ma è il corpo, cioè la persona fisica del Signore Gesù. Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Distruggete questo Tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere, commenta l'Evangelista, appunto. Egli parlava del Tempio del suo corpo. E non hanno capito niente nessuno nel momento in cui Gesù dice questa parola, ma dopo la Pasqua, dopo i famosi 3 giorni, lo capiranno. Ora per noi è importante questo riferimento, perché ci racconta di un Dio che si fa incontrare a questo punto ovunque. Non c'è più distanza geografica che ci possa separare da Lui, non c'è più bisogno di andare in un luogo, non c'è più bisogno di segni particolari, anche se poi costruiamo le chiese, facciamo i pellegrinaggi, ci aiutano tanto, certamente, ma quello che conta è l'incontro con la persona di Gesù. E il Nuovo Testamento ci rivelerà che questa persona, che questo nuovo Tempio, ora è presente, si edifica nella sua comunità.
alla fine siamo noi il tempio, o meglio, come direbbe Paolo, il corpo, le membra di questo corpo. Lui è il capo, noi siamo le membra. Gesù è presente nella sua comunità, nella fraternità dei suoi discepoli che si uniscono nel suo nome. Siamo noi la casa di Dio, come qualcuno ha detto. Siamo noi la casa di Dio perché siamo noi il corpo di Gesù. Siamo noi ora le sue mani, i suoi piedi, la sua bocca, i suoi occhi. Siamo noi chiamati a essere il luogo dove gli altri incontrano Dio. Noi, se saremo uniti a Gesù, noi se saremo, diciamo, sulla sua lunghezza d'onda, noi se saremo invasi dalla sua parola, custodita e messa in pratica sempre. Ecco, la Quaresima è proprio il tempo in cui ritrovare in Gesù la nostra pietra fondamentale, il nostro fondamento di vita, il senso del nostro esserci e anche lo stile. Guardando Gesù, essendo uniti a Gesù, allora anche noi saremo il tempio, il luogo dove Dio si manifesta.